Questo è un cristallo del cuore e dato che le ferite non possono essere lasciate aperte troppo a lungo, la rodonite porterà a termine il lavoro della rodocrosite, metaforicamente come il filo da sutura dopo il bisturi, e grazie alle sue proprietà cicatrizzanti permetterà alla ferita energetica di risarcirsi, preparando così il cuore a vibrazioni più armoniche. La sensazione sarà piacevole di risanamento interiore. In base alla scelta dell'esemplare, si può determinare attraverso le caratteristiche morfologiche del cristallo a che livello di risanamento il cuore si trovi. Caratteristica morfologica della rodonite è la distribuzione, la quantità e l'alternanza tra i colori rosa e nero. Il rosa rappresenta la predisposizione all'amore e all'armonia. Il nero invece determina l'inclinazione verso la paura e dei conflitti interiori. Se la scelta sarà riservata ad un esemplare con poche macchie nere, possiamo affermare di essere a buon punto sulla strada della risoluzione. Contribuisce a portare pace ove vi è conflitto, rendendo consapevoli che alla base dei conflitti c'è la mancanza di amore per se stessi e non per il comportamento errato degli altri. In questo modo sarà sempre più semplice identificarsi con gli altri. Facendo tesoro delle proprie esperienze si potrà raggiungere una maturità interiore. La rodonite porta energia di conforto quando ci troviamo ad affrontare perdite o lutti. Dopo averla utilizzata sia in meditazione che come compagna nel tuo quotidiano, ti invito a purificarla sotto acqua corrente e sale per qualche secondo, oppure lasciandola avvolgere dal fumo di un incenso al cedro o palo santo. Se hai a disposizione una drusa di ametista, puoi lasciarla a dimora per una notte intera.